raggiunta è arrivato il tuo libro, L'Alto Milanese in prima pagina, raccontato dai giornalisti del territorio, vecchie e nuove leve. Esatto. Ce lo racconti brevemente, la tua emozione? Sì, allora si tratta di una raccolta di interviste, interviste che ho fatto io ai colleghi giornalisti del territorio dell'Alto Milanese affinché mi raccontassero la loro esperienza professionale, i loro trascorsi, esperienze negative e positive, c'è dentro un po' di tutto, sullo sfondo però dell'Alto Milanese che cambia, che è cambiato, quindi inseguendo e raccontando le trasformazioni di una città e del suo territorio. Credo che in questo possa risiedere l'aspetto interessante, diciamo l'appeal del libro, che mi auguro peraltro, cioè il raccontare il mestiere del giornalista attraverso la voce dei giornalisti, però sullo scenario di una città che tutti conoscono e i suoi cambiamenti che tutti hanno sperimentato, hanno vissuto e si ricordano sicuramente. Quindi può essere interessante per il lettore conoscere dalla viva voce dei protagonisti di questo mestiere il loro lavoro, ma anche la città, il territorio, cosa è cambiato, cosa è rimasto uguale a se stesso e che cosa vuol dire essere giornalisti oggi in questa zona. Credo che ognuno di loro ti abbia lasciato qualcosa. Cosa hai trovato? Allora sì, tutti mi hanno lasciato qualcosa, tutti. Qualcosa che in un certo senso mi aspettavo di trovare, perché ho intervistato dei giornalisti con i quali ho già lavorato, ho avuto delle esperienze lavorative e quindi abbiamo avuto modo tante volte di confrontarci, magari anche di scontrarci un pochino, insomma di esprimere insieme i nostri dubbi, le nostre perplessità. Ognuno di loro mi ha lasciato tantissimo e soprattutto l'aspetto umano, il cuore, l'anima che ci hanno messo tutti sempre nel loro lavoro e anche per realizzare questo libro. Quindi io devo solo ringraziare tutti quelli che hanno deciso di partecipare, tutti i miei colleghi, perché abbiamo lavorato insieme per realizzare questo libro. Grazie Mauro e complimenti. Grazie a tutti e buona lettura a chi vorrà approcciarmi. Grazie.